Mercanti dei bambini dell'Istituto Comprensivo Pertini hanno fatto riempire Piazza Morvillo nel cuore del quartiere di Sant'Alberto, dove sono stati anche allestiti dei mercatini e la casa di Babbo Natale. Non poteva mancare il presepe e le degustazioni di spince, oltre che tanti momenti di animazione con canti e balli sul palco, dove sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Trapani, Tranchida, e il vescovo Fragnelli, a cui gli alunni della Pertini hanno donato uno dei presepi realizzati con materiale di riciclo in occasione dei concorsi organizzati dall'istituto. E ieri la dirigente Maria Laura Lombardo ha anche premiato i loro lavori sul tema della solidarietà. E spazio naturalmente anche ai doni per i bambini, come ricordato da Giovanni Parisi, presidente del Comitato di Quartiere di Rione Sant'Alberto Fontanelle Sud, promotore dell'iniziativa. Oggi Piazza Francesca Morvillo è una piazza viva, è una piazza piena di bambini, è una piazza di bambini che sorridono, è una piazza piena di bambini che cantano. È la nostra gioia fare in modo che ci adoperiamo per realizzare un qualcosa del genere. E devo dire che il quartiere ha risposto a tutto, il quartiere, le scuole e le chiese. Abbiamo creato la casetta di Babbo Natale con l'iniziativa Un giocattolo sospeso. Babbo Natale riceverà dei doni che poi consegneremo il giorno 6 della Befana in piazza. Abbiamo creato per il primo anno la natività realizzata dai bambini del quartiere. Abbiamo creato i mercatini di Natale, oggetti fatti dal comitato del quartiere e della scuola. Stiamo cercando di creare, assieme alla scuola e assieme alle chiese, di creare comunità, una comunità civile nel rispetto dell'onestà e nel rispetto soprattutto dell'ambiente di dove viviamo.